Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la pagina Covid, con la pagina dedicata alle vaccinazioni, perché dopo la confusione dei giorni scorsi dovuta alle prenotazioni per la terza dose di vaccino, la situazione al Lab di Città Sant'Angelo torna alla normalità. Intanto, con l'introduzione del Super Green Pass, balzo in avanti delle somministrazioni anche per quanto riguarda le prime dosi. Il servizio di Giuseppe Dintino. La fila è tornata a scorrere al Lab vaccinale di Città Sant'Angelo. Nei giorni scorsi molti utenti si erano lamentati delle lunghe attese. Anche più di un'ora di fila al freddo prima di poter entrare. Il caos, ci spiega il personale del centro allestito all'Outlet Village, era dovuto alle prenotazioni. Fino alla scorsa settimana, infatti, per ricevere la terza dose non era necessario alcun appuntamento. Da lunedì, invece, l'accesso è consentito solo ai prenotati, ma in molti, forse per una inefficace comunicazione da parte dell'azienda sanitaria, si sono presentati di punto in bianco pretendendo il vaccino. Ad oggi la fila c'è ancora, ma scorre in fretta. Nelle 6 postazioni del Lab di Città Sant'Angelo ogni giorno vengono somministrati circa 1500 vaccini, di cui 1000 sono terze dosi. Oltre ai cittadini della provincia di Pescara, qui attualmente si immunizzano anche quelli della costa teramana e del Chietino. E mentre per terze e seconde dosi occorre l'appuntamento, per la prima resta il libero accesso. Sono sempre di più le persone che vogliono immunizzarsi. Secondo un monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 24 e il 30 novembre, balzo in avanti delle terze dosi che sono aumentate del 52,5%, per un tasso di copertura medio in Italia del 31,8%. Rimangono però 6 milioni 800 mila italiani che non hanno ricevuto nemmeno una dose. In particolare, è evidenziato da Gimbe, preoccupano due fasce di popolazione non immunizzate: da una parte i 2 milioni 570 mila over 50 ad elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, dall'altra 1 milione 160 mila ragazzi tra i 12 e i 19 anni che secondo il rapporto influiscono negativamente sulla sicurezza nelle scuole. Ad ogni modo, convinti o costretti dall'ultimo decreto legge del governo, in molti si stanno decidendo ad accettare la vaccinazione. Le prime dosi sono aumentate in Italia di quasi il 35%. Mentre prima somministravamo circa 30 prime dosi al giorno, ci spiega il personale del Lab di Città Sant'Angelo, da quando è stato introdotto il Super Green Pass ne stiamo inoculando oltre 100. E adesso è ufficiale, nel pescarese aprirà un nuovo centro vaccinale in cui si vaccineranno i bambini dai 5 agli 11 anni. Paolo Renzetti. Dopo il via libera dell'AIFA alla vaccinazione dei bambini compresi nella fascia d'età 5-11 anni, arrivata nelle ultime ore, l'ASL di Pescara è al lavoro per individuare un'area dove aprire un hub vaccinale e dove poter far vaccinare i più piccoli. In tal senso l'amministrazione comunale di Pescara è già al lavoro per prestare la massima collaborazione all'azienda sanitaria locale, come conferma ai nostri microfoni il sindaco Carlo Masci. Ma io sono favorevole a tutti gli hub che riguardano le possibilità di vaccinare le persone, perché credo che la vaccinazione sia fondamentale per allontanare il virus e quindi più hub ci sono e meglio è. Poi Pescara è una città che risponde benissimo, ha sempre risposto benissimo, noi abbiamo vaccinato oltre l'80% dei pescaresi, adesso c'è questa nuova situazione che riguarda i ragazzi sotto 12 anni e anche su questo ci stiamo muovendo per garantire la massima possibilità di frequenza degli hub vaccinali a Pescara e ovviamente con l'accompagnamento dei genitori, perché parliamo di bambini piccoli, però stiamo registrando che cosa? Che nelle scuole, soprattutto nelle fasce di età che non sono vaccinate, ci sono bambini che sono oggi con il coronavirus, quindi dobbiamo muoverci e prima lo facciamo meglio è per tutti quanti.
avanti. Io avevo chiesto alla ASL di aprire il centro vaccinale a Porta Nuova e sta funzionando benissimo. Ho chiesto anche di tenerlo aperto sabato e domenica. L'ASL si sta organizzando per fare questo, perché c'è tanta gente che può fare il vaccino solo il sabato e la domenica. Tutto quello che si potrà fare si dovrà fare per i nostri concittadini e il Comune è pronto a fare la sua parte come sempre. Si sta valutando anche l'ipotesi di aprire un nuovo centro vaccinale a Pescara o in provincia di Pescara, soprattutto per i bambini? Sì, noi siamo pronti, ovviamente dobbiamo farlo insieme alla ASL, la ASL che conduce il gioco, perché la ASL ha rapporti con i medici, con gli operatori sanitari. Per quello che ci riguarda abbiamo messo a disposizione lo spazio di Porta Nuova, abbiamo messo a disposizione gli spazi all'interno delle palestre per vaccinare i bambini, continueremo a fare quello che la ASL ci chiederà per supportare i nostri concittadini e per fare in modo che tutti possano tutelarsi al massimo. E apre un nuovo centro vaccinale SPOC anche in provincia di Teramo. L'8 dicembre infatti a Giulianova entrerà in funzione il centro vaccinale di Via dei Pioppi, iniziativa organizzata dalla ASL di Teramo e resa possibile grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale. Il centro, che sarà gestito dai medici di base, resterà operativo 2 giorni alla settimana e già nella data di apertura è in grado di somministrare almeno 1000 dosi di vaccino. I cittadini interessati potranno prenotarsi tramite la piattaforma di Poste Italiane. Il vice sindaco e assessore alle politiche sociali Lidia Albani in queste ore sta pianificando la rete organizzativa. La ASL nel prossimo periodo conta di vaccinare una fetta imponente di popolazione. Stando alle seconde dosi, nella fascia 18-39 anni a dicembre si potrebbero vaccinare con la terza dose circa 10.000 persone, a gennaio 24.000, a febbraio 12.500 e 13.000 a marzo. A questi numeri, dice il direttore generale della ASL di Teramo Maurizio Di Giosia, si aggiunge la categoria pediatrica dai 5 agli 11 anni dal 23 dicembre, senza contare che nelle ultime settimane si sta verificando un aumento dell'inoculazione di prime dosi. In media ne somministriamo, dice Di Giosia, 200 al giorno, da qui la decisione di programmare l'apertura di nuovi centri SPOC. Cambiamo argomento adesso, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a Bruxelles per la sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni ha sottoposto le esigenze dell'Abruzzo e del Mezzogiorno di collegamento infrastrutturale con il resto d'Europa, in primis nel network TEN-T ad alta velocità. Sì, questa sessione plenaria è stata utile anche per incontrare esponenti del gabinetto del commissario Vlean, al quale abbiamo sollecitato e sottoposto la nostra richiesta relativamente alla revisione dei corridoi europei della mobilità, un processo partecipativo che è iniziato ormai da 2 anni e che nei prossimi giorni ci è stato confermato andrà a conclusione. Il 14 dicembre il coordinamento dei commissari si riunisce per stilare la proposta definitiva che poi passerà all'approvazione del Parlamento Europeo. Ho quindi sollecitato il gabinetto ad accogliere le proposte della Regione Abruzzo e anche delle regioni dell'Adriatico centro-meridionale, che ho l'onore di coordinare, un coordinamento tra le 4 regioni che comprendono Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, per colmare quel divario infrastrutturale che ha colpito questa parte dell'Italia meridionale. E io spero che questa anche sollecitazione dal basso, unita all'attività che saprà fare il governo nazionale, possa portare a cogliere l'occasione della revisione delle reti per reinserire le regioni che ne erano state escluse e far sentire tutti i cittadini europei a pari diritti e con pari dignità. Problemi strutturali all'Istituto Comprensivo Spaventa di Città Sant'Angelo sono stati denunciati dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che effettuerà un sopralluogo nella scuola. Alcuni genitori e alcuni alunni dell'Istituto Omnicomprensivo di Città Sant'Angelo Spaventa mi hanno
inviato questa nota che la dirigente scolastica ha inviato alla provincia, ai Vigili del Fuoco e a tanti altri soggetti che sono stati attenzionati della situazione in cui versa l'istituto omnicomprensivo. Già alcune classi erano state ospitate nella biblioteca comunale di Città Sant'Angelo, ma la giornata di ieri è stata una giornata veramente nefasta, perché molti sono stati addirittura ospitati presso il Belvedere, che ringraziamo naturalmente. Altri hanno fatto addirittura lezioni all'aperto nella villa comunale e da oggi per alcune classi c'è la DAD, non per il Covid, ma perché piove all'interno delle aule. Ho un video che è stato anche, diciamo, pubblicato, che insomma fa vedere qual è la situazione all'interno di queste classi che riguardano l'ala nuova, non quella che aspettano, che aspetta i lavori dopo il terremoto del 2016. Tra l'altro il sindaco aveva comunicato che a settembre, insomma, già c'era stato l'affidamento di questi lavori a seguito di appalto. Non riusciamo a capire come mai da settembre, siamo a dicembre, i lavori non sono cominciati, e soprattutto non sappiamo ancora oggi se questi lavori comprenderanno soltanto quell'ala o questa che invece è stata gravemente danneggiata e che non consente le elezioni. Proprio per questo ho chiesto al presidente della provincia, attualmente al vicepresidente che è in carica, di essere ricevuto per avere chiarimenti su questi lavori, e ho chiesto anche alla dirigente scolastica, che ringrazio anche per l'appassionata lettera con cui ha scritto a genitori e studenti e professori, di visitare la scuola nella giornata di domani per rendermi conto delle reali situazioni. Dopo 15 anni dal rovinoso crollo della discarica alla Torre a Teramo, l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento di 2.600.000 euro per chiuderla definitivamente. Un procedimento atteso da lungo tempo, che risolverà una questione che ha avuto pesanti risvolti ambientali, economici e sociali per l'intera cittadinanza. Tania Bonnici Castelli. Venerdì 17 febbraio 2006, data infausta di per sé ma terrificante per Teramo. Alle prime luci dell'alba un boato risuona dalle colline teramane della Specola. La discarica comunale La Torre crolla rovinosamente e tonnellate di rifiuti si riversano in un laghetto sottostante. Il disastro ambientale che ne consegue è drammatico. Un odore intollerabile per mesi affligge l'intera zona. Il percolato si infiltra nel sottosuolo, il pericolo di inquinare la falda acquifera diventa reale e la magistratura apre un'inchiesta. In questi 15 anni le varie amministrazioni comunali hanno speso milioni di euro per bonificare il sito, ma solo oggi è stato approvato il progetto di chiusura definitiva della discarica La Torre al termine della conferenza dei servizi, cui hanno partecipato Regione Abruzzo, Provincia, ARTA e Ufficio Ambiente del Comune di Teramo. Approvazione determinante per poter avviare l'iter amministrativo di redazione della progettazione esecutiva e del successivo affidamento dei lavori. Il sindaco Gianguido D'Alberto, nominato dalla Regione Abruzzo commissario ad acta per la discarica La Torre, ha annunciato con soddisfazione di essere riuscito ad ottenere il finanziamento di 2.600.000 euro dal programma Masterplan Patti per il Sud. Somme che permetteranno di realizzare il pacchetto di chiusura, la rigimentazione delle acque meteoriche, il potenziamento del sistema di raccolta del pergolato e la sistemazione dell'impianto di captazione del biogas mediante realizzazione di nuovi pozzi. Un procedimento atteso da anni, una questione che portava con sé pesanti risvolti ambientali, economici e sociali. Grazie a questo intervento si riusciranno così ad abbattere i costi di smaltimento del percolato e a garantire finalmente il ripristino e la tutela ambientale dell'area, le cui matrici ambientali, acqua, suolo e aria, saranno comunque monitorate per ulteriori 30 anni, periodo cosiddetto post mortem. Illustrato questa mattina a Pescara Coop Startup Abruzzo, il bando promosso da Coop Fond con Lega Coop Abruzzo per sostenere concretamente la nascita di nuove cooperative, generando opportunità autoimprenditoriali e lavorative. Presidente, oggi a Pescara, Palazzo di Città, viene presentato questo progetto in collaborazione con il Comune di Pescara. Cosa si tratta? Qual è l'importanza, la valenza? Questo è un progetto nazionale di Lega Coop, partecipiamo anche come Lega Coop Abruzzo e ringraziamo il Comune di Pescara per il patrocinio. Il progetto si chiama Coop Startup ed è rivolto a tutti gli imprenditori, particolarmente giovani imprenditori che abbiano voglia di fare un'esperienza in campo economico, sociale,
locale sotto forma di cooperativa. Nel caso specifico LegaCoop poi accompagnerà questo progetto fin dalla fase iniziale, quindi aiutando le società cooperative costituite a redigere un business plan ed accompagnando poi il progetto nella fase di realizzazione. Rispetto a questo LegaCoop mette a disposizione dei fondi, dei contributi a fondo perduto e poi per i primi 2 anni accompagnerà anche la cooperativa nascente per tutti gli adempimenti necessari. Più che mai oggi, in un periodo particolare, quello della cooperativa è un modello da imitare. Sono i numeri che dicono questo. In questi ultimi 2 anni, con tutte le vicissitudini dovute alla pandemia, è indicativo il fatto che il sistema cooperativo è quello che ha resistito meglio alle difficoltà e alle tensioni economiche, perché insito in questo sistema ci sono dei meccanismi di solidarietà che nei momenti di difficoltà riescono comunque a mantenere livelli occupazionali. Quindi da questo punto di vista noi siamo assolutamente convinti che sia una opportunità per chi voglia intraprendere delle nuove iniziative imprenditoriali. Chiunque abbia un'idea imprenditoriale oggi trova evidenti difficoltà nel metterla a terra, perché c'è una difficoltà all'accesso del sistema del credito, ad avere la possibilità insomma di partire con dei supporti che siano diciamo sostenibili dal punto di vista economico. Quello che vogliamo fare noi è selezionare una serie di idee che secondo noi hanno l'opportunità poi di trovare realizzazione concreta, accompagnarle dando un supporto sia dal punto di vista economico ma soprattutto dal punto di vista consulenziale per la parte finanziaria, economica e di gestione. Ci spostiamo a Chieti adesso, perché si è tenuta questa mattina a Palazzo di Città la presentazione del programma delle manifestazioni natalizie che si terranno proprio a Chieti. Tutti i quartieri cittadini vedranno eventi per grandi e piccoli. De Cesare, questa mattina in conferenza stampa la presentazione degli eventi del Natale, un cartellone quanto mai ricco di eventi e di manifestazioni. Sì, siamo veramente orgogliosi questa mattina di presentare questo ampio e gremito cartellone di eventi promosso dal mio assessorato, l'assessorato alla cultura e agli eventi, in collaborazione con l'assessorato al commercio che fa capo al dottor Pantalone e all'assessorato alle politiche sociali e della famiglia, e quindi alla collega Maretti, che mi hanno dato un grosso contributo per la realizzazione dello stesso. Devo dire, tante iniziative a vantaggio dei più piccoli, iniziative per quanto riguarda la beneficenza, ci sarà un concerto di Natale importante con artisti importanti, tutti abruzzesi, presso il Teatro Marruccino il 22 dicembre. Ancora abbiamo pensato ad addobbare nel migliore dei modi il centro storico, ma non solo, anche la parte bassa, che per la prima volta vedrà allestite delle luminarie, degli addobbi luminosi anche nella zona di San Martino e di Brecciarola. Ci sarà una mega pista di pattinaggio a Piazzale Marconi, che forse mai aveva visto la realizzazione e l'installazione di una pista di pattinaggio di ghiaccio per i bambini. Ma ancora un albero di Natale, che probabilmente sarà il più grande di tutto Abruzzo, nel quale è possibile anche entrare, molto caratteristico perché proietta delle immagini e dei colori molto particolari attraverso dei LED. Un albero di circa 30 metri, sempre a Piazzale Marconi, ma nella parte alta tanti saranno gli addobbi con delle luci d'artista. Vedremo addobbato per la prima volta anche nel Natale il nostro Teatro Marruccino, tantissime iniziative. Voglio citarne una su tutti, che sarà secondo me tra le più belle, il piano Sky, con una pianista molto molto importante a livello internazionale, che mentre suonerà e ci allieterà con la sua musica, si alzerà fino a 5 metri da terra. Quindi veramente tante tante iniziative caratteristiche e importanti a favore della città, per creare quel calore del Natale, ma soprattutto per incentivare lo shopping presso le nostre attività commerciali cittadine. Devo dire che un'altra bellissima cosa concertata nel tavolo con le associazioni di categoria è stata l'istituzione di alcuni bus navetta che serviranno a far parcheggiare in maniera agevole gli utenti e coloro i quali, i turisti, coloro i quali si recheranno in città, dal mega parcheggio di via Papa Giovanni al centro storico. Adesso apriamo la pagina di sport e calcio. Non si arresta il ciclone plusvalenze, che sta interessando parecchie società in questi giorni dopo l'inchiesta della Procura di Torino. Anche il Pescara è finito sotto la lente di ingrandimento, e in particolare l'asse di mercato col Parma delle stagioni passate.
L'inchiesta relativa alle plusvalenze venuta a galla grazie alla Procura della Repubblica di Torino e che mira a metterne in luce l'utilizzo esagerato per cercare di coprire eventuali difficoltà di bilancio, vede anche il Pescara tirato in ballo, soprattutto in relazione ad una serie di operazioni di mercato con il Parma che sarebbero finite sotto la lente di ingrandimento della commissione della Covisoc. Tante e articolate le operazioni fra le due società nelle ultime sessioni di mercato. Quello delle plusvalenze, come più volte ribadito in questi anni, è un tema molto complesso e che ha fatto molto discutere nelle ultime stagioni proprio per la difficoltà nello stabilire un parametro chiaro che assegni un valore di mercato ai calciatori spesso più giovani che vengono scambiati tra i vari club. Tornando all'asse tra Pescara e Parma, in uscita dal club ducale per arrivare in biancazzurro ci sono stati Cristian Galano, oggi ancora a Pescara, e che il Delfino ha acquistato per 2 milioni di euro. Percorso inverso in quella circostanza fecero Pavone e Martella, che si trasferirono in Emilia per 1.800.000 euro il primo e 500.000 euro il secondo. Ma non solo loro, oltre ai già citati ci sono Matteo Brunori, che oggi gioca nel Palermo e che i biancazzurri presero nell'estate 2019 dal Parma, esperienza che finì temporaneamente a gennaio 2020 dopo 6 mesi con il passaggio alla Juventus Under 23. C'è anche Machin, che oggi gioca in cadetteria a Monza e che arriva all'Adriatico, è arrivato a titolo definitivo dalla Roma, ma che il Delfino cedette ai gialloblu prima di farselo ridare in prestito ad agosto 2019 e rispedirlo a Parma nel gennaio 2020. Altri casi sono quelli che riguardano Gaston Brugman, passato dal biancazzurro agli emiliani per 2 milioni e mezzo di euro, Napoletano, Cipolletti, Daloia, Madonna. La Covisoc, commissione di vigilanza sulle società di calcio, sfruttando le verifiche avviate a luglio dalla Consob, ha inviato al procuratore e al presidente Gravina per conoscenza un dettagliato resoconto sui trasferimenti perché, questa è la tesi, certi affari potrebbero aver inciso in maniera significativa sui conti delle varie società coinvolte. Insomma, un pensiero in più per una squadra uscita ancora una volta con una delusione dall'ultimo turno di campionato e che a Grosseto, senza Rizzo e Drudi squalificati, deve trovare un risultato positivo per scacciare le voci che vorrebbero Auteri sempre più in bilico, con Oddo pronto a prendere il posto in caso di ulteriore risultato negativo. E adesso parliamo di Teramo. Buone notizie, perché le quote societarie della Teramo Calcio sono state dissequestrate. Decisione arrivata in tarda mattinata ed è una decisione del giudice per le indagini preliminari di Roma. Tutti i beni che erano stati sequestrati su disposizione della Procura di Roma sono stati liberati e tornano nella disponibilità dei fratelli Mario e Davide Ciaccia, gli imprenditori che di recente avevano acquisito il 60% del capitale sociale della Teramo Calcio. E rimaniamo in casa biancorossa, perché comunque la situazione in classifica resta complicata dopo il rovescio di Carrara, partita terminata 4-0. Tocca al capitano biancorosso Andrea Rigoni chiedere di compattare l'ambiente in vista dei prossimi appuntamenti di campionato, a partire dall'anticipo di sabato pomeriggio di Pontedera. Ma sicuramente sono parole che fanno capire quanta anche delusione da parte sua ci sia nei nostri confronti per la partita di domenica. E quindi è un momento in cui noi dobbiamo dargli una risposta, nel senso che noi dobbiamo capire la sua delusione e capire che è il momento noi di dargli, di rispondere sul campo, perché noi possiamo far solo quello. Quindi, però sicuramente è una responsabilità che noi dobbiamo sentire, ma sono dico anche che anche noi stessi ci siamo resi conto della partita di domenica, non è che noi siamo stati insensibili a questo, ci siamo resi conto che abbia sbagliato tra virgolette a uscire dal campo, perché dopo che abbiamo preso il secondo e il terzo gol abbiamo sbagliato completamente atteggiamento, perché ci siamo un po' fatti travolgere dagli episodi della partita e non abbiamo saputo reagire. Ma in questo momento noi dobbiamo renderci conto che la classifica è quella, quindi adesso non lo so alla lunga
se tra un mese sarà la stessa situazione, però sicuramente noi adesso dobbiamo renderci conto che la classifica è quella, senza pensare a magari tra un mese saremo in maniera diversa. E quindi affrontare la partita di sabato sapendo che in questo momento noi dobbiamo lottare per la posizione di classifica che siamo. Sta a noi poi, facendo risultati, tirarci fuori. Abbiamo già avuto una situazione del genere quando abbiamo affrontato la Viterbese qua in casa, e lì abbiamo saputo reagire, abbiamo saputo dare un segnale. Quindi io mi aspetto che tutti insieme riusciamo a rispondere in ugual modo, ecco. Ma già settimana scorsa, prima il venerdì, forse il giovedì, insomma, eravamo stati tranquillizzati in questo senso, quindi non assolutamente. Questo è un problema che ovviamente c'è stato, cioè ci ha colpito tutti, quindi non è che è successo, quindi, però da quel punto di vista la squadra non aveva questo problema, ecco. Non è che la partita di sabato è dipeso da questo, cioè no, assolutamente non. In questo senso già avevamo parlato in precedenza con la società. È un momento in cui dobbiamo sicuramente stare uniti e darci tra compagni, darci una mano in campo, e quindi sì, è un momento difficile, è un momento che però dobbiamo affrontare insieme, dobbiamo superare insieme. Scendiamo in Serie D, perché ieri c'è stato il recupero dell'ottava giornata di campionato del girone F. Una rete di Maio nella ripresa permette al Notaresco di vincere contro il Matese. Con questi tre punti i rossoblù salgono a quota 20 in classifica, aspettando di recuperare a gennaio l'altro match col Castelfidardo. Valenti crea, ma alla fine è Maio a regalare tre punti determinanti al Notaresco. Il recupero dell'ottava giornata del girone F si tinge di rosso-blu e lo fa grazie al lob del numero 9. In una partita appiccicosa, più dura del previsto quella col Matese, ma che comunque proietta la squadra di Massimo Epifani a 20 punti in classifica e con un match ancora da recuperare. Il tecnico di casa non recupera invece Marchionni, l'esterno non va nemmeno in panchina ed è sostituito dal giovane Bana sulla corsia mancina d'attacco. In mezzo al campo c'è Bruno, mentre Urbano dalla parte opposta non ha l'argentino Alfageme. Avvio al piccolo trotto, il Notaresco colleziona corner che rendono poco. Valenti al quarto d'ora tenta il gol olimpico, ma Martino ci mette i guantoni. L'undici di casa batte prevalentemente la corsia di destra, proprio dove c'è quel Valenti in grado di portare scompiglio nella retroguardia campana. Come al 22esimo, quando trova Pesci al centro dell'area di rigore, girata sulla quale si immola Fabiano. Epifani perde Scimia per un problema fisico, al suo posto Massetti, ma è sempre Valenti l'uomo a cui si aggrappano i padroni di casa, come al 36esimo, quando conclude una serpentina in area con un diagonale che sfiora il palo alla destra di Martino. Epifani toglie Bana per Blando nell'intervallo e alza Massetti sulla linea dei tre d'attacco, col Notaresco che pianta le tende nella tre quarti campana. Al 58esimo è Frederick a pennellare da sinistra, Maio si libera della marcatura, ma al suo colpo di testa manca un pizzico di precisione, esattamente come quella, otto giri di lancette più tardi, di Bruno, servito da un piazzato tagliato di Valenti in area. Ci vorrebbe un episodio per scardinare la retroguardia del Matese e ad un quarto d'ora dal termine Maio è l'unico a credere al lancio verticale di Massetti. Martino e Congiu chiudono male e il lob dell'attaccante sblocca un match complicatissimo per il Notaresco. Trovato l'1-0, il solito Valenti, partita nella quale canta e porta la croce, potrebbe mandarla agli archivi con il piazzato mancino stupendo che meriterebbe miglior sorte di un incrocio dei pali che strozza l'urlo del Savini. La reazione a questo punto obbligata della squadra di Urbano, espulso dalla panchina nel corso della ripresa, si sostanzia nella testata di Ricci, servito col contagiri da Iannetta. Il Valenti show però non è terminato, a 6 dal 90esimo fa tutto da solo e scarica la conclusione liftata che Martino disinnesca in tuffo. Nel finale la reazione di Massetti a tempo scaduto costa al centrocampista un rosso diretto che lo costringerà ad essere fuori causa a Tolentino. Il Notaresco trema al minuto 94 causa stoccata di poco fuori di setola, ma porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alla vetta della graduatoria.
Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. I contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.